come fanno le barche dell'America's Cup a volare? Non so se l'avete visto, ma non ha senso. Sembra una magia. Stiamo parlando di barche da 6,2 tonnellate, che diventano 6,9 se consideriamo anche l'equipaggio. Sono lunghe 21 metri e larghe 5 e riescono ad alzarsi più di un metro sopra il livello del mare e arrivare addirittura fino a 100 km orari sfruttando la sola spinta del vento. Ma com'è possibile? È tutto merito di queste ali, i foil. Oggi, ragazze e ragazzi, vedremo l'ingegneria devastante che c'è dietro le AC-75 che stiamo vedendo volare nell'America's Cup e lo faremo con l'aiuto di 3D originali realizzati da noi, ma anche grazie alle incredibili immagini dell'imbarcazione italiana Luna Rossa Prada Pirelli. Ragazzi, se apprezzate video di questo genere, iscrivetevi al canale. Per voi non costa niente, mentre per noi è importantissimo. Torniamo al video. Partiamo dai foil, dalle alette. Si tratta di due appendici mobili che si muovono dentro e fuori dall'acqua grazie a un sistema di idropompe, che però vedremo tra un po'. Sono una su ogni lato della barca e hanno la forma di una T smussata, nel senso che sono formate da un braccio ondulato che le collega alla barca, che termina con un appendice ortogonale che poi è la vera e propria ala. Se guardiamo il foil in sezione, possiamo vedere che ha un profilo alare proprio come quello delle ali degli aerei, una sorta di goccia più spessa all'estremità anteriore che poi va ad assottigliarsi. Proprio come succede per gli aerei quando prendono la rincorsa sulla pista, la barca, grazie al vento che batte sulle vele, si muove ad una certa velocità e il profilo alare dei foil, che è immerso in acqua, si comporta come un'ala spingendo la barca verso l'alto. La sua forma, infatti, fa sì che sia più denso il flusso d'acqua inferiore al foil rispetto a quello superiore, e questo genera una differenza di pressione che crea un risucchio verso l'alto. Si genera cioè una forza che appunto spinge la barca verso l'alto, si chiama portanza ed è il concetto fondamentale per capire come funzionano queste imbarcazioni. Però verrebbe da dire, i foil sono piccoli, sono delle alette, come fanno ad alzare una barca di 6,9 tonnellate? Prima di tutto, l'acqua è molto più densa dell'aria e riesce quindi a generare una grande portanza anche se la superficie è piccola. E poi, a seconda dell'inclinazione del foil, cioè del suo angolo di incidenza col flusso dell'acqua, che può essere regolato tramite dei flap simili a quelli delle ali degli aerei, questa forza che spinge verso l'alto può essere più o meno intensa. Come abbiamo visto, però, non basta immergere i foil affinché la barca voli. Deve avere una certa velocità di decollo, che è intorno ai 18 nodi, cioè circa 40 km orari. Ma come fanno queste barche ad andare così veloce? Per capirlo, partiamo dalla vela e dal concetto generale di una qualsiasi barca a vela. Quando una barca ha il vento in poppa, è abbastanza intuitivo pensare che il vento la stia letteralmente spingendo attraverso la vela. Ma queste barche sanno anche risalire il vento, cioè non ci possono andare proprio contro, ma possono stringerlo abbastanza, che in velese significa che la barca si muove a zigzag rispetto alla direzione prevalente del vento con un angolo più o meno grande. E quando quest'angolo è piccolo, si dice che lo stringe. Sì, perché la vela va vista come l'ala di un aeroplano, ma posta in verticale. Quindi anche qui si genera la portanza che risucchia la barca e riesce a farla muovere nella direzione voluta. Questo succede in tutte le barche a vela, ma in una C-75 ancora di più. La sua vela, infatti, se vista dall'alto, è un'ala quasi perfetta. È formata da due vele gemelle che riproducono perfettamente la goccia di un profilo alare e che sono fatte di fasce di filamenti di carbonio unidirezionali in modo da annullare completamente qualsiasi genere di resistenza, cioè il vento riesce ad agire al massimo del suo potenziale. Ma c'è un però: se la barca a vela avesse solo l'albero con la vela che viene spinta dal vento, si dice che scarroccerebbe, cioè non riuscirebbe ad andare proprio dritta e anzi rischierebbe anche di ribaltarsi. Per questo le barche classiche hanno una deriva, cioè una sorta di piccola vela sotto la barca che contrasta lo sbandamento dato dal vento sulla vela. Anche qui, come per i foil, la deriva può essere molto più piccola della vela perché l'acqua è molto più densa dell'aria.
aria. Capirete però che tutte queste forze che spingono sulla deriva, sullo scafo della barca, che incontrando l'acqua forma le onde, e più va veloce la barca, più le onde fanno resistenza, rallentano tantissimo l'imbarcazione. Quindi, paradossalmente, più veloce sta andando la barca e più grandi saranno le forze che la frenano. Ecco, gli AC-75, oltre ad avere la doppia vela in carbonio, hanno anche risolto questo problema. Infatti, come abbiamo detto, il foil consente alla barca di alzarsi, annullando qualsiasi tipo di resistenza dovuta all'attrito e alle onde, e al contempo, grazie sempre alla portanza, il foil svolge il ruolo raddrizzante della deriva, che infatti non c'è in queste imbarcazioni. Poi l'equilibrio della barca è aiutato anche dal timone a T. E sono questi accorgimenti che consentono a Luna Rossa e agli altri AC-75 di arrivare a velocità altissime, cioè fino a 53 nodi, che sono quasi 100 km orari. Grazie a questi giochi di portanze possono raggiungere velocità fino a 3 volte superiori a quella del vento reale. E ho detto vento reale perché poi esiste anche quello apparente, che nella vela è fondamentale. Per capirci, avete presente quando correte o siete in motorino e sentite un vento che da fermi non ci sarebbe? Ecco, quello è il vento apparente generato dal nostro movimento. E così succede anche per le barche, che muovendosi percepiscono un vento apparente. Comunque sono concetti complicatissimi, eh? Abbiamo cercato di semplificarli al massimo, ma dovete pensare che le forze in gioco sono tantissime e ogni piccola variazione di una sola di queste variabili può cambiare totalmente le carte in tavola e rompere l'equilibrio dell'imbarcazione. Per questo il ruolo dell'equipaggio nel regolare i foil e le vele è fondamentale. Ma a proposito, dov'è l'equipaggio? Se guardiamo bene l'imbarcazione sembra quasi non esserci, e invece chiaramente l'equipaggio c'è, anche se ridotto moltissimo in numero rispetto alle imbarcazioni precedenti e sembra essere nascosto. Negli AC-75 infatti tutto il design dello scafo è curato nei minimi dettagli affinché sia il più aerodinamico e idrodinamico possibile. Ogni componente della barca deve essere leggerissima, infatti 6,9 tonnellate possono sembrarci molte, ma non sono assolutamente tante per una barca così imponente, e non deve creare alcuna resistenza al fine di non rallentare la barca. Il risultato è che lo scafo è praticamente una superficie chiusa con dei piccoli pozzetti in cui sono letteralmente infilati gli 8 membri dell'equipaggio. E chi sono questi 8 membri? Abbiamo 2 timonieri, uno per ogni lato, e 2 trimmer, cioè coloro che regolano i foil e le vele, sempre uno per ogni lato. Questo perché, non muovendosi l'equipaggio all'interno dell'imbarcazione, c'è un timoniere e un trimmer per ogni lato che comandano a seconda di dove si trovano le vele. Gli altri 4 componenti, 2 per lato, sono i cosiddetti cyclor, che sono letteralmente dei ciclisti, o potremmo chiamarli la batteria di queste imbarcazioni. Ma in che senso? Mentre nelle vecchie imbarcazioni ogni manovra era gestita manualmente e vedevamo i velisti regolare le vele sbracciandosi per cazzare e lascare le scotte, è così che si dice in gergo nautico, gli AC-75 invece sono un capolavoro di meccatronica. Le vele infatti richiedono molta forza per essere regolate, per questo i cyclor pedalano, generano energia al fine di muovere le vele. Quindi pedalando attivano una pompa idraulica che carica un serbatoio a pressione che a sua volta dà l'impulso ai cilindri idraulici che muovono vele e albero. In generale dobbiamo immaginare che ogni singola azione è attivata attraverso dei comandi, anche alzare e abbassare i foil. Infatti, se vi ricordate, all'inizio abbiamo detto che i foil entrano ed escono dall'acqua proprio grazie a un sistema idraulico. Questo significa che all'interno dell'imbarcazione ci dobbiamo immaginare un universo di cavi e centraline, tutto rigorosamente impacchettato affinché rimanga stagno per tenere il sale e l'acqua il più lontano possibile dalle componenti elettriche, con cui non è che vadano molto d'accordo. Secondo, abbiamo il saluto, un saluto ai nostri amici di Geopop. Grazie per aver fatto un bel video. Numero 1. Forza Luna Rossa.
Insomma, l'universo di Luna Rossa e degli AC-75 è estremamente articolato e tecnologicamente avanzatissimo. È veramente la Formula 1 del mare. In questo video siamo riusciti a raccontarvene solo una parte, poi l'equipaggio è in costante comunicazione con 1000 tecnici, lo skipper, ingegneri, analisti che curano nel dettaglio ogni aspetto della navigazione di queste barche incredibili. Se c'è qualcosa che volete che approfondissimo, tipo che queste barche navigano sempre di bolina, scrivetecelo nei commenti. Speriamo comunque di essere riusciti a farvi capire e anche appassionare a questo miracolo della fisica che sono gli AC-75 come Luna Rossa, di cui ringraziamo tutto il team e tutto l'equipaggio, soprattutto Emanuele Liuzzi, che è un nostro fan e che ci ha dato l'idea di questo video. Noi ci vediamo sempre qui su Geopop al prossimo video ed ora tutti a tifare Luna Rossa! Sì! Finisce così.